Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Edopoker 07. Oggi siamo qui ad aprire 4 pacchetti di Invasione Scarlatta di Sole e Luna appena usciti oggi o ieri, non me lo ricordo. Allora ve lo dico già, il giorno a Pokémon Sole e Luna si sta avvicinando e anche il giorno in cui cambierò la postazione, che dopo farò dei video sempre in quella posizione lì e farò video anche in modo più adeguato. Allora ragazzi, iniziamo subito con questi pacchetti di Invasione Scarlatta con UC06 Guzzlord, UC02 Batwoll, UC03 o 4 Cartana e Silvally. Adesso c'è anche sul gioco, per esempio Silvally che è un'altra creatura, c'è anche sul gioco su Sole e Luna un Silvally cromatico. Ecco perché io avevo già in precedenza, vedete un Cacnea, avevo comprato un 2DS, ecco il codice ovviamente che lascerò qua, ecco per, e non lo do a voi perché non farò spacchettamento, ecco perché ho comprato il 2DS, perché adesso avendo Sole e Ultraluna, avendo Ultraluna e Luna, ora posso trasferirmi tutti i Pokémon tipo Marshadow, Pikachu, Cappellino e questo nuovo Silvally cromatico. C'era anche un Tapu Koko cromatico su cui hanno anche fatto un set tutti e due scaduti, i set non l'ho voluto comprare ma manco Tapu Koko sono riuscito a prenderlo perché ero in vacanza e connessione non andava. Allora, energia metallo, bellissimo Mawile, bellissimo, ma su più lesto, vabbè, bello, Iridio, va bene, Cacnea, Svinab, Manchi, dico che, ragazzi, vi dico che questo è il mio primo spacchettamento che faccio di queste carte, quindi sono tutte nuove per me, Aron, bellissimo, Leather Paradise, Corpish, Pamkabu, bellissimo, eh, ragazzi, al primo pacchetto Iridio Ultra Full Art, non ci credo, fratello di Lilia, prezzo 49,90 euro, Iridio Full Art, non ci credo, è bellissimo, cioè come Lilia, magari fra un po' di giorni me la compro perché viene 10 euro sui siti, la compro, Lilia, così ho i fratelli, è bellissima questa carta, cioè nello stesso pacchetto Iridio normale e Iridio Ultra, non manco l'avevo vista che era Ultra, che c'era una carta così. No dai ragazzi, se partiamo col primo pacchetto già con la Ultra, cioè lasciamola qui, anche le carte lasciamole qui perché comunque per me sono tutte nuove, quindi va bene. Allora ragazzi, se già partiamo con una Ultra al primo pacchetto, veramente si sboccia. Allora, 1, 2, 3, 4, comunque anche se poi non troviamo più niente per me va bene, poi comunque anche se troviamo rare va bene comunque, cioè sono nuove. Energia Ombra, Piana Desolata, Sveilus, ho fatto anche il mazzo di Sveilus, Miltank di Dragon, Remoraid, Aron, ancora, Staryu, Jangmu, Fibas così, Starmie, un Primeape ragazzi, qua proprio nulla. Beh, però abbiamo un Primeape raro con l'Ottarugo, durante il prossimo turno detto che il Pokémon difensore figo 30 danni in più. Ah, il Pokémon difensore del... Ah, del tuo avversario, ma certo, fuga. Leggiamo fuga, una volta durante il turno, prima di attaccare, puoi mischiare questo Pokémon con tutte le carte, adesso si è tenuto massimo. Non è un granché. Questo pacchetto è stato un po' meno così, ma ragazzi, guardatelo ancora, è spettacolare, con tutta la roba tipo del Team Skull, con sti pezzi dietro di muro così, proprio le dà il senso di una carta spettacolare, altro che quelle vecchie tipo Malpi con tutto lo sfondo così. Già quella era bellissima, ne ho trovate due, ma questa ragazzi proprio credo che sia la carta ultra più benvenuta alla Nintendo e che me la sono presa subito io. Beh, cioè dai ragazzi, sono un pro con sti pacchetti proprio io. Sculo Edopoker 07 subito. Ah, 1 2 3 4. Andiamo di nuovo, non ho visto niente credo, però energia lotta, mare vacuo, il mare vacuo, allora questo è il mondo, no non lo so, forse l'ultramondo di UC01, non lo so, mare vacuo, strano. Energia contrattacco, questa qui c'è ultra, oro, full art, fuori serie, ancora Iridio, se ti trovo un'altra volta così sono contento, Salandit, Manchi, Cubone, Execute, ma ragazzi,
È bellissimo questo Magikarp così! Cascata evolutiva, cerco il tuo mazzo della carta che si evolve da questo Pokémon e metticelo sopra per farlo evolvere. Ma è bellissimo, guardate! La nave Magikarp di Alola, quella che vi porta all'isola Exeggutor e... Mamma, è bellissima questa carta. Magikarp olografico è un... Mamma, ma ragazzi, sono bellissime queste carte! A parte il doppio di Magikarp, che... Vabbè, però, sto Magikarp olografico è bellissimo. Quindi questa per me è, un, è, un, è una conquista. E poi, ragazzi, Registeel, guardate che spettacolo! Che bello! Registeel però non c'era. Oh sì, comunque Registeel che parla con uno dell'Ether Paradise. Veramente bellissimo questo artwork. Ragazzi, si stanno superando con queste nuove carte, eh? Mamma mia. Ma ragazzi, ultimo pacchetto. Se non vi dico, se non trovo niente, per quello che ho trovato sono felicissimo. Quindi, 4 pacchetti, di solito mi aspettavo 0 o una DX. Ma già una ultra full art, quel Magikarp lì speciale, per me è già tanto. Così, allora, codicino lì, 1, 2, 3, 4, andiamo, energia fuoco, Staravia, oh, finalmente che sono tornati gli uccellini, Starly, Staravia e Staraptor, ma secondo me questi non c'erano in Sole e Luna, e anche Registeel, oh, questi sono aggiunte di Ultra Sole e Ultra Luna, perché in Ultra Sole e Ultra Luna si aggiungono nelle Ultra Varchi e sono già aggiunte, anche se i pacchetti sono sempre Sole e Luna. Non lo saprei, non saprei. Allora, guardate che coincidenza. Ho trovato i Rio Ultra Full Art nel pacchetto di Silvally. Solo per ricordarvelo, coincidenze. Quindi credo che nel prossimo pacchetto di Silvally troveremo Silvally, appunto. Spero che abbiano messo... a Selgor, bellissimo. Spero che abbiano messo anche tipo delle... delle specie di shiny. Secondo me, spero che abbiano... Cioè, lui sia shiny. Cioè... Silvally, lo possiamo anche trovare shiny. Takuna, Staful, ma Staful c'è sempre, ma questo è ancora più puccioso. Miss Drevus, mamma mia, dopo il Duskull che dabba Miss Drevus così, ma bellissimo anche con dietro l'altare lunare, bello. Kimeko, non mi dice niente, Karrablast, oh Karrablast, vabbè, dopo vedremo. Swablu, Gengar, mamma mia, questo sì che è un pacchetto signore, con Xerneas solo grafico che è bellissimo, e questo Gengar dall'artwork fighissimo che toglie 70. Cioè questo Gengar è bellissimo. E poi allora ragazzi, sì no, era Shelmet. Però allora direi fare un riassunto di quello che abbiamo trovato in questi bellissimi pack, che a parer mio, cioè questa sia e sarà la serie più bella che abbiano, che ha fatto qua. Allora, adesso andiamo a vedere appunto il nostro bottino di questo qua. Allora, a parte i pacchetti, che a me i pacchetti fanno sempre piacere, i 4 codicini, ecco qua la carta bomba. Allora, Iridio normale, Primeape raro, Registeel raro, Gengar raro, perché è un raro Gengar olografico, Xerneas raro olografico, non mi veniva, Magikarp non raro, comune, olografico, che con quest'artwork è bellissima, è Iridio ultra full art, cioè volete capire, uno spettacolo questa bellissima carta. Poi vabbè, con Magikarp ci stiamo superando, veramente bellissimo, guardate l'artwork, il spettacolo, ve la faccio vedere così, che la mette a fuoco. Xerneas, vi faccio vedere tutti gli artwork, perché questa serie veramente si sta superando. Lo so che potete vederli anche su internet, ma se li volete vedere nel mio video, eccoli qua. Guardate che belli questi artwork, che sono spettacolari, soprattutto anche questo. Primeape, se un po' bruttino, con quei giochini, sempre tipo fatto così, che sembra proprio nella realtà. E invece Iridio nella salita per andare alla Lega Pokémon, dove lo scontriamo per l'ultima volta. E poi questo Iridio full art bellissimo, come fanno vedere nel gioco, con la mano che si tiene così, la mano proprio potenza suprema. E poi ragazzi vi farò vedere anche che per il compleanno di Edo Poké 07, che fra pochi giorni c'è, molto probabilmente ordinerò anche Lilia. E se proprio è che non sapevo cosa trovare, mi comprerò 2 pacchetti, mi comprerò 4-5 pacchetti ancora di questo qua, solo in una invasione scarlatta. Per il mio compleanno, e niente di più, niente di meno, perché già quest'anno con lo Switch, adesso FIFA 18 mi arriverà per Natale. Purtroppo non porterò gameplay su FIFA 18, ve lo dico già, perché FIFA 18 è un gioco che credo che bisogna giocarlo a sé e concentrarsi. Quindi non lo porterò sul canale, però con tutti questi regali, mettiamola così, l'S8, eccetera, eccetera, credo che basti
bastino 6 pacchetti di Invasione Scarlatta. Dai, dopo che 07 è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!